Ispettore Bracco, lei deve aiutarmi, la prego. Qualcuno sta cercando di uccidermi, sono terrorizzata. Potrebbe accadere in qualunque momento, anche adesso. Niente scuse, Ispettore Bracco. Mandi immediatamente qualcuno a proteggermi. Here comes the king of the brave, the yellow hero we call Mr. Rattan. He's coming back from the sun, he's coming back with his band. Now everybody can see Mr. Rattan. Now standing and seducing is just blowing up your mind. So keep away your villain if you care about your life. Rattan, jumping in the sky. Rattan, falling from the night. Rattan, the city that can sleep. The adventures now are waiting for you. Diavolo! Accidenti, niente da fare, piccettino. Non riesco a trovare il tuo bottone. Lì sotto c'era solo questa oliva. Avanti, amico. Possibile che non ti ricordi dove ti è caduto? No! Non posso comprarti un altro bottone. Chi credi che sia un miliardario con tanto di maggiordomo? Mi scusi, sir. C'è una chiamata della polizia per lei. Grazie, Archibaldo. Pronto? Rattan, ho bisogno del tuo aiuto. La famosa stilista Cinzia Otherside ha ricevuto minacce di morte e vuole la nostra protezione. Hai fatto bene a chiamarmi, Bracco. Protezione è il mio secondo nome. E qual è il primo? Inutile. Segnati il suo indirizzo. La donna abita in via... Sì, ho capito. Bene. Perfetto, ho tutti i dati che mi servono. Sarò là in un battibalino. Grazie, Rattan. E adesso procuriamoci un po' di informazioni su questa Cinzia Otherside. Archie, vedi se riesci a trovare il bottone di Piccettino. Da quando l'ha perso non è più lui. È così giù di morale che non mi parla nemmeno. File 141414, soggetto Cinzia Otherside, sesso femminile, età, dato non pervenuto. Cinzia Otherside è considerata la migliore stilista del momento e produce pellicce sintetiche indossate in tutto il mondo. Cinzia Otherside ha avuto diverse relazioni sentimentali. Questo è l'elenco dei suoi ex fidanzati, aggiornato al 31 dicembre dello scorso anno. Incredibile, mi chiedo cosa abbia questa donna che le altre non hanno. Mio caro Archie, il dovere mi chiama. Vado a proteggere una donna indifesa che abita... vediamo i miei appunti. Sarà meglio che lo chieda di nuovo a Bracco. Pronto? Oh, ciao, Rattan! Non trovi più l'indirizzo di Cinzia Otherside? Nessun problema, l'ho segnato sul mio taccuino. Sono Rattan, il supereroe. Sono qui per proteggerla. Che bellezza, un supereroe tutto per me. Entra pure, tesoro, e sta attento ai leopardi in giardino. Perché mordono? No, sono di porcellana finissima. Ciao, carino. Tu devi essere Rattan. Ma no, si sbaglia. Io sono... il fiorista. Un suo fan le manda questo mazzolino. Oh, si è fatto tardi. Devo proprio andare. Arrivederla. Affascinante, simpatico. Posso chiamarti Ratti? Io posso chiamarla tra 20 anni. Oh, ti prego, non essere duro con me. È un periodo difficile, continuano a minacciarmi. Ti teniamo d'occhio. Sappiamo cosa hai fatto. Se continueresti, sono guai. Non noti niente di strano? No. E gli errori di grammatica e la scrittura da bambino, non li hai notati? No.
Ho il sospetto che si tratti di un mio ex fidanzato, Frank Smith, detto Tre Neuroni. Per firmare mette una X. Ah sì? E come mai qui ha firmato con una Y? Oh, lui si sbaglia sempre. È lei, Frank Smith, detto Tre Neuroni? Avanti. Signor Smith, dove si trovava lei ieri pomeriggio? Sì, sono io. Cinzia chi? Ma al diavolo, sto perdendo tempo. Quest'uomo non è in grado di fare del male a una mosca. Basta così, signor Smith, arrivederci. Arrivederci. Quella cosa è entrata all'improvviso, mentre mi stavo truccando. Un momento. Lei non sente profumo di dopobarba? No. Chi mai potrebbe cercare di ucciderla con un giocattolo? Beh, uno dei miei ex fidanzati giocava sempre... E sentiamo, di chi si tratta? Si chiama Ralph Game Over. Voleva sempre giocare ai giochi di ruolo. Sa quei giochi con le carte in cui bisogna interpretare un ruolo di fantasia? Ah, interessante. E lei che ruolo interpretava? La donna. Cinzia? Certo, me la ricordo bene. Ma non ho scritto io quelle lettere. Sono seduto a questo tavolo da 2 settimane. Oh no! La carta del terzo occhio di Bozel! Ora dovrò giocare alla fiamma di Torkas per arrivare al castello di Puffelschnitz! No, no, no! Non mi fido di un bambinone come lei. C'è qualcuno qui che mi può confermare il suo racconto? Certo, mio padre! Ehi là! Niente da fare! Un'altra pista falsa! Pronto? Arcibaldo? Cosa? Sulla mia scrivania? Arrivo subito! Un bel respiro profondo. Fuori l'aria. Ora di Made in China. Hai fatto bene a chiamarmi, Arci. Questo orsacchiotto non sta per niente bene. Oh no, guarda, ha la febbre a zero! Veramente, sir? L'ho chiamata perché ho trovato questo sulla sua scrivania. È un biglietto dell'attentatore. Scopri tutta la verità alla fabbrica di pellicce di Cinzia. Forse ho trovato un indizio, Arci. Alla fabbrica scoprirò l'identità del misterioso attentatore. Avanti, ti porto con me. Uscire ti farà bene, ma prima sarà meglio che ti pulisca un po'. Ma che diavolo? Finito, signorina Otherside! Tesorino, come mai tutta questa fretta? Ti sono mancata? Ora so perché vogliono ucciderla. Lei ha sterminato migliaia di orsacchiotti per produrre le sue pellicce sintetiche. Oh, ma è un'accusa terribile! Io sono solo una povera fanciulla indifesa! Ma
È inutile piangere. Chiamerò subito la protezione giocattoli. Si occuperanno loro di lei. Sei come tutti gli altri. Prima entri in casa mia dicendo di amarmi e poi... Ma veramente non ho detto... Poi vuoi rovinarmi la vita, distruggere anni e anni di lavoro. Mi dispiace, ma la giustizia deve seguire il suo corso. Non mi costringa a picchiare una donna. Piccettino, fa qualcosa. Aiutami. Povero sciocco, nessuno può salvarti ormai. Prima ti darò un bacio e poi la morte. Hai un ultimo desiderio. Potrei avere prima la morte. Io è vero, sono stata cattiva, molto cattiva, ma cambierò. Non vi farò più del male, lo giuro. Cambierò, perdonatemi. Cambierò. Andiamo, amico. Il caso è chiuso. Giuro solennemente che da questo momento non farò più del male a un orsacchiotto. Cosa userà per produrre le sue pellicce? Oh, solo quello che si trova già in natura. Panda, tigri siberiane, leopardi delle neve. Ma signorina Otherside, sono animali in estinzione. Oh, santo cielo! Allora devo sbrigarmi! Scusate! Permesso, scusate! Ebbene, Piccettino, alla fine si è risolto tutto per il meglio. Oh, signor Ratman, quello che ha fatto per i nostri piccoli amici è stato meraviglioso! Ah, sciocchezze, Pupa! Quando si ama qualcuno bisogna proteggerlo, e protezione è il mio secondo nome.